pazienti immunocompromessi che abbiamo contattato sono 427 e oggi verranno a fare la quarta dose il primo gruppo di 40 persone che abbiamo contattato e che si sono prenotate per oggi. Continueremo a farlo nei prossimi giorni per tutti i nostri pazienti che hanno superato i 120 giorni dall'ultima dose, dal ciclo vaccinale più la dose booster. Quindi procederemo con loro e poi abbiamo in questo periodo, a partire dall'inizio della pandemia, abbiamo sempre avuto sotto controllo e monitoraggio soprattutto le persone fragili e croniche. Oggi partiamo con la quarta dose e partiamo con i pazienti immunocompromessi. Sono pazienti oggi tutti pazienti oncologici che hanno una compromissione del sistema immunitario e quindi un deficit che potrebbe esporli maggiormente al virus. È per questo motivo che noi consigliamo a tutti quanti la dose additiva, come si è espresso l'EMA, come si è espressa l'AIFA, per una maggiore protezione. Oggi esce una card della Regione Lazio, grazie alla quale i pazienti possono prenotarsi autonomamente sul portale, scegliere il proprio sito di vaccinazione e quindi venire ad essere vaccinati. Noi per i nostri proseguiamo con le chiamate attive, perché abbiamo visto che la chiamata attiva è sempre una chiamata che rassicura, i pazienti possono chiedere e quindi ci sembra importante, soprattutto per questi pazienti che hanno delle domande e comunque hanno una condizione di fragilità. A quarta dose per i soggetti fragili, che risponde appunto alle indicazioni del Ministero della Salute che la Regione Lazio ha recepito, e noi in anticipo abbiamo cominciato con i nostri pazienti. A questa si affianca il potenziamento della sensibilizzazione della campagna vaccinale per i bambini fascia 5-11 anni, che ancora ad oggi ha una copertura vaccinale più bassa rispetto alle altre fasce della popolazione, e stiamo praticamente organizzando, siamo partiti lunedì ad andare nelle scuole in accordo con i dirigenti scolastici a proporre la vaccinazione ai bambini accompagnati dai familiari, e quindi abbiamo cominciato già lunedì a Rieti e in alcune scuole della Sabina e proseguiremo nei prossimi giorni. La vaccinazione nelle scuole sta procedendo benissimo e siamo molto soddisfatti. Abbiamo in soli 2 giorni vaccinato 60 bambini e questo per noi è importante, perché la popolazione scolastica oramai l'abbiamo coperta per oltre il 50%, quindi stiamo lavorando proprio per raccogliere le adesioni di tutti coloro i quali non hanno ritenuto necessario venire fino in ospedale per potersi vaccinare. Quindi abbiamo fatto la scelta di poterli vaccinare direttamente a scuola. È stata un'esperienza che stiamo continuando a fare, importante, perché abbiamo in qualche modo realizzato una medicina di prossimità direttamente nelle scuole, quindi una vera medicina di salute pubblica volta a prevenire i contagi.